Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Oggi sarà un video diverso, farò finalmente un Q&A che stavate aspettando da tanto tempo. Vi avevo promesso che a 1000 iscritti avrei fatto un Q&A, quindi eccoci qua. Come vedete, oggi sono vestito abbastanza stile fitness, piccolo preview della maglietta col cappellino, quindi voglio ringraziarvi a tutti per il supporto, i like, i commenti, eccetera eccetera. Mi sa che avrò una decina di domande, spero che possano essere utili per tutti. Iniziamo subito. Domanda di Domenico Menno: cosa consiglia al ragazzo comune che magari è magro, quindi con spalle e petto piccoli, ma con un po' di pancetta e fianchi? Che cosa dovrebbe fare? Iniziare con la massa o iniziare con un deficit calorico? Allora, questa domanda molto molto pertinente. Ad esempio, per me era esattamente lo stesso problema. Non sapevo se fare massa o dimagrire, anche perché quando inizi col fitness leggi un sacco di cose diverse. Magari non sei scolpito, sei magro, non hai un muscolo e non sai che fare. C'è chi ti dice metti su massa e chi ti dice di dimagrire. Secondo me la soluzione, tre cose. La prima cosa, cosa vuoi tu dal tuo corpo? Sei felice nel tuo corpo? Se tu non sei felice col tuo corpo attuale e vuoi dimagrire perché vuoi perdere la pancia, perché vuoi avere il six pack, e perché lo vuoi te, non perché te lo dice qualcun altro, perché lo hai visto nelle riviste, se è quello che vuoi fare te, allora non te ne fregare di nessun'altra cosa. Anche se sei magro, non hai tanti muscoli, però vuoi bruciare i grassi, allora ti consiglio un deficit. Questa è la prima cosa. Se invece non sei contento per il volume, vuoi mettere un po' più di muscoli, allora ti consiglio di fare massa. Questa è la prima cosa. Quindi voi come vi vedete, quello che volete voi senza ascoltare gli altri. Da lì la prima cosa. Ho messo questo primo punto. Seconda cosa, consiglio a tutti quelli che iniziano la palestra di iniziare un percorso di massa. Quindi se non siete veramente decisi a bruciare i grassi, vi consiglio di iniziare un periodo di massa. Per questo ci sono due motivi. Il primo, se siete ragazzi, avete il testosterone a 1000. Quando siamo ragazzi stiamo crescendo, e anche per ottenere un fisico magari che vedete nelle copertine eccetera eccetera ci vogliono anni, non mesi. Quindi prima iniziate, prima otterrete il fisico che veramente volete. Quindi io consiglio a tutti di cominciare con un breve periodo di massa, un piccolo surplus, per non mettere troppa massa grassa e massimizzare la massa muscolare. Però il terzo punto dipende anche da quanto grasso avete già in corpo. Ad esempio, io non consiglio di fare massa se avete più del 15-16% di massa grassa. Per quale motivo? Perché arriverete a un punto dove ingrasserete, vi sembrerà di star mettendo tanto grasso e la vostra motivazione scenderà, e anche oltre il 15% di massa grassa potrebbero iniziare ad arrivare dei problemi legati alla salute, legati a, appunto, alla massa grassa che avete in corpo. Quindi non consiglierei di andare in un surplus calorico, perché il surplus calorico rischiate comunque di mettere ancora ulteriore massa grassa. Quindi se siete al di sopra del 15%, io eviterei di fare massa. Se siete invece sotto il 15%, allora non ci sono problemi. Detti questi tre punti, ricordatevi la cosa principale è quello che voi volete dal vostro corpo, come vi sentite bene, che alla fine è quella la cosa importante. Frush BR46: quanti chili di massa magra hai messo da quando hai iniziato a dedicarti al bodybuilding? Ottima domanda. Allora, dovete pensare che io 4 anni fa, quando ero andato dalla dottoressa, dalla nutrizionista, mi aveva detto: sei alto 1,52 per 52 kg, sei un cubo. Allora io c'ero rimasto spiazzatissimo, e da lì, in questo momento peso 74 kg, sono alto 1,79-1,80, penso di aver messo intorno ai 10 kg di massa magra, che è vero, non è il massimo, non è tantissimo, però se vedete una foto di com'ero e vedete una foto di come sono adesso, penso di essere cambiato. 10 kg non sono rivoluzionari, però ho fatto un sacco di errori, ho trascorso 1, 2, 3 anni senza fare le cose per bene, e solamente nell'ultimo anno, anno e mezzo, 2 anni che sto iniziando veramente a capire come funziona, ed è per questo che ho deciso di farvelo vedere a voi. Quindi direi intorno ai 10 kg. Galaxy X Samu: a quale atleta ti ispiri? Ottima domanda. Adesso non so se rispondere nel campo del fitness intendi, oppure un atleta in generale. Nel campo del fitness decisamente uno tra Christian Guzman e Rob Lipset, perché Rob Lipset mi piace un sacco i contenuti che porta, e penso che abbia un fisico veramente ottimo, perché non è così grosso e a me non interessa essere più grosso, però è definito, proporzionato, mi piace molto. Guzman perché ha creato una comunità, ha creato una cosa secondo me veramente assurda. Invece, al di fuori del mondo fitness, a che atleta mi ispiro? Bella domanda, non sono ancora sicuro, ci devo pensare, ti faccio sapere. Emanuel Oduntanda: quanto tempo ti alleni e qual è stato l'evento scatenante, la valvola che ti ha fatto cominciare? Allora, io mi alleno più o meno da quando ho 18 anni, quindi 3 anni fa.
17 anni e mezzo forse, e la valvola veramente che mi ha fatto cominciare, poi questo magari andrò nei dettagli in un altro video, è stato, stavo con una ragazza e la mia ragazza mi ha lasciato e avevo così tanto tempo libero, non è stato perché volevo essere più grosso o avere gli addominali scolpiti, era perché tutto il tempo che dedicavo a stare con la ragazza ora era tempo libero, non sapevo che cosa fare, ho iniziato a vedere un po' di fitness youtuber eccetera, mi sono appassionato, ho deciso di iscrivermi in palestra e da lì è iniziato tutto. Amo la palestra, è quella cosa che rimarrà sempre con me, è il mio momento di meditazione, quando entro in palestra vedo i pesi, penso solamente a scaricare l'energia, la forza, veramente mi piace tantissimo. Nicole, magari una domanda che ti è già stata posta, ma te la rifaccio. Comunque, come ti trovi con il digiuno al mattino? Ragazzi, il digiuno al mattino lo vedete praticamente in ogni singolo mio video perché è una tecnica veramente che consiglio al 100% a tutti, è quello che mi ha aiutato a rimanere a dieta. Di solito per mettere massa non ci sono stati troppo problemi, metto su peso, massa abbastanza facilmente, ma per stare a dieta ho sempre avuto difficoltà, non è che non sapevo che cosa fare, sapevo che dovevo essere in un deficit calorico, ma proprio mentalmente non riuscivo a stare a dieta, non riuscivo, vedevo i numeri e non riuscivo a stare sotto 2000 calorie. L'intermittent fasting mi ha rivoluzionato la vita perché mi ha permesso di salvaguardare le calorie della mattina, della colazione e inserirle pranzo e cena, facendo 2-3 pasti più sostanziosi invece dei soliti 6 pasti al giorno per attivare il metabolismo eccetera eccetera, facendo 2-3 pasti più consistenti ero più soddisfatto, avevo meno fame e quindi sono riuscito a perdere più massa grassa. Metto anche una ricerca qua sullo schermo, appunto, che hanno visto, che hanno trovato che 2-3 pasti giornalieri potrebbero ridurre la fame, quindi se poi anche sapete quello che dovete fare ma avete problemi per bruciare grassi, io consiglio a tutti il digiuno intermittente. In un bulk non è così importante, ma se vi va potete tranquillamente farlo anche in un bulk. Tommaso Nava, hai qualche consiglio per quanto riguarda la prima alimentazione da fare e i primi allenamenti? Allora, ottima domanda, secondo me questo potrebbe aiutare un sacco di gente. Allora, prima di tutto smettete di leggere qualsiasi rivista fitness o andare su bodybuilding.com o altri siti del genere, perché non sono per voi, sono per gente stereotipata, e oppure le riviste vogliono semplicemente vendere un sacco di copie, quindi praticamente ogni settimana escono con il peperoncino ti fa bruciare i grassi di qua e di là, il nuovo allenamento di questo VIP qua per avere gli addominali scolpiti eccetera eccetera, quindi vi direi di stare alla larga da quello, seguire gente che vi dice le cose come stanno veramente, tipo me ma tipo anche tanti altri canali. Per quanto riguarda l'alimentazione, io vi direi subito di passare alla dieta flessibile, perché iniziate a capire come funziona il vostro corpo, a cosa reagisce meglio, cosa reagisce peggio, e anche perché proprio psicologicamente è molto più sano che la dieta da bro o la dieta chetogenica che magari ci andate pazzi. La dieta flessibile vi permette praticamente di non puntare il dito e non discriminare nessun tipo di cibo, e secondo me è la cosa migliore da fare per rimanere sani mentalmente e per non essere costantemente attaccati al fitness. Questo per quanto riguarda l'alimentazione. I primi allenamenti 100% un total full body, multifrequenza 3 volte a settimana va benissimo, con un full body 3 volte a settimana aumenterete la forza, aumenterete l'ipertrofia e vedrete i risultati migliori nel minimo tempo. Lasciate stare la monofrequenza dove distruggete il vostro muscolo, tanta gente magari riesce ad ottenere i risultati, ma la scienza ci fa vedere che multifrequenza è molto meglio per noi lifter naturali, in quanto ci permette di avere i livelli di sintesi proteica elevati per tutta la settimana, quindi ve lo consiglio decisamente. Total full body e dieta flessibile in cui basta che mettete i macronutrienti nelle vostre applicazioni e state a posto, andate alla grande. Però errore da evitare, non seguite riviste e cose varie perché quelle vogliono solamente vendere copie e non vi dicono le cose come stanno veramente. Shimmyon, ciao Giulio, qual è la zona che preferisci allenare di più? Dove trovi la motivazione che ti spinge ad andare avanti? Complimenti per il canale. Grazie mille Shimmyon. Allora, la zona che preferisco allenare di più la cambio praticamente ogni anno. Di solito quando ho iniziato volevo fare solamente petto. Il petto mi piaceva un sacco, veramente. Sentivo il pump, era un muscolo che mi piaceva lavorare, quindi direi il petto. Ora però, sinceramente, non so, mi piace un sacco allenare la schiena, perché è un mio punto forte, quindi col passare degli anni sto notando che con la schiena riesco a sollevare tanto carico che non riesco a sollevare con gli altri gruppi muscolari, quindi mi piace un sacco allenare, e piano piano sto entrando e mi sto godendo anche i workout di gambe che non ho mai fatto praticamente, ho iniziato a fare a gennaio e mi sta piacendo. Di solito facevo un workout e per una settimana non riuscivo più a camminare, che c'avevo un male assurdo e non mi piaceva assolutamente, invece adesso il male normale, uno o due giorni dopo l'allenamento, che va benissimo e mi sta veramente piacendo. Dove trovo la motivazione?
penso che veramente la motivazione, ragazzi, è interna, è tipo quello che volete raggiungere voi, sono gli obiettivi che vi ponete, non pensate a quello che vi dicono gli altri, i vostri genitori, eccetera, eccetera. Non escludete nessuno dalla vostra vita, però pensate voi cosa volete che vi rende felice giorno per giorno e iniziate a farlo. Se avete un sogno, iniziate a lavorare oggi, dovreste lavorare ogni singolo giorno per arrivare al vostro obiettivo. Per quale motivo? Perché non arriverà mai nessuno che vi darà quello che volete. Se voi volete qualcosa nella vita, dovete lavorare per prenderlo, ed è lì che prendo la mia motivazione. Come fai quando ti viene voglia di sgarrare? Ottima domanda. Allora, in passato, quando facevo la dieta da bro, anch'io quando sgarravo, proprio quando mi veniva voglia di cioccolato, non riuscivo a fermarmi, mangiavo di tutto. Iniziavo col cioccolato, poi passavo ai cereali, poi passavo al formaggio, era proprio una cosa, un devasto. Da quando faccio la dieta flessibile, sinceramente ho molta meno voglia di sgarrare, non lo faccio spesso, e anche quando sgarro è uno sgarro molto minore. Ad esempio il gelato con la mia ragazza l'altro giorno, che mi mette di 500 calorie sopra il mio fabbisogno giornaliero, e quindi non è un disastro. Quindi questo è quello che vi dico. Se un ottimo consiglio, se voi avete difficoltà a rimanere a dieta, soprattutto la sera, e sgarrate molto facilmente, vi consiglio subito dopo la cena lavatevi i denti, e semplicemente lavandovi i denti vedrete che avete molta meno voglia di sgarrare. Emanuele Duntan, esercizi preferiti? Questa è un po' come la domanda precedente. Direi sicuramente per il petto la panca, panca aviana, direi movimenti composti, e poi magari per il braccio mi piace fare un alternating dumbbell curl, però direi movimenti composti sono i miei preferiti. In questo mi considero un poco un powerlifter, ma poco forte, perché però i movimenti composti sono veramente i miei preferiti. Alessandro Scagni, per chi ha le leve lunghe, ovvero gli ectomorfi, e quindi difficoltà a riempire gli arti, consigli di concentrarsi più sui multiarticolari cercando di sollevare un grande carico, o esercizi di isolamento con stripping, superset, eccetera? Allora ragazzi, sia se avete degli arti lunghi o arti corti, ci stanno certe persone con dei fisici pazzeschi, sia persone alte che persone basse, e l'allenamento è uguale per tutti. Dovete prediligere movimenti composti. I vostri primi 2, 3, 4 esercizi di un allenamento, di una sessione di allenamento, dovrebbero essere movimenti composti. Siete lifter principianti o avanzati, se siete, avete gli arti lunghi oppure no. Movimenti composti, decisamente l'80% o il 70-80% del vostro allenamento, soprattutto primi 2, 3, 4 movimenti della vostra sessione devono essere composti, perché reclutate più fibre muscolari e aumentate la massa muscolare più rapidamente come lifter naturale. Poi, certo, esercizi di isolamento, la ciliegina sulla torta, gli ultimi 20%, va benissimo soprattutto per portare avanti magari i gruppi muscolari più piccoli, che non colpite così tanto con i movimenti composti, che richiedono un po' più di stimolo, ad esempio le braccia, il deltoide laterale, deltoide posteriore, i polpacci, eccetera eccetera. Ma se no, veramente pensate che i movimenti composti vi cambieranno la vita. Passiamo alla domanda di Emma. Perché hai cominciato palestra? Questa nuova vita ti prendevano in giro, perché lo hai deciso di tua spontanea volontà? Grandissima, congratulazioni, 1000K. Grazie mille Emma, questa domanda ho appena risposto. No, ho iniziato a fare flessioni addominali in camera e anche i pesetti perché non ero felice del mio corpo, non me lo diceva niente nessuno, ma semplicemente non mi vedevo bene. Ogni volta che vedevo un film, vedevo gli attori nel film, ero tipo mamma mia che fisico pazzesco, io non mi sentivo tanto bene, ero abbastanza insicuro, non di me stesso ma del mio corpo fisicamente. Con la maglietta andava bene, ma appena andavo in piscina avevo quasi paura di togliermi la maglietta. Ho iniziato lì a fare un po' di workout in casa, e poi l'evento scatenante che mi ha fatto andare in palestra è stato quando mi sono lasciato con la mia ragazza dopo una relazione molto lunga, e praticamente non sapevo che cosa fare col mio tempo, e ho deciso di andare in palestra. Tommaso Verrisi, come ti sei appassionato? Appena risposto. E se in futuro avrai intenzione di fare gare? Bellissima domanda. Sinceramente io sono uno molto equilibrato, non penso di avere il fisico per fare gare, però vedremo se anche con questo approccio un po' più rilassato di dieta flessibile e allenamento che non vado in palestra ogni giorno, voglio vedere se riesco a arrivare a raggiungere un livello di fisico che sono fiero, bello grosso, e se sì, semmai mi definisco a tal punto di poter fare le gare, allora farò le gare, ma non penso mai di prepararmi semplicemente in preparazione per la gara. Spero di essere stato chiaro. Quindi se è una cosa mia, mi definisco per stare bene io e poi vedo che potrei partecipare, allora perché no? Però sicuramente non mi metterò a dieta, non inizierò a fare gli allenamenti, non mi ucciderò per partecipare a una gara. Non legge la mia foto profilo. Grandissimo bro, grandissimo te. Dove hai preso tutte queste informazioni, cioè sul fitness, eccetera? Ottima domanda. Praticamente ho buttato via 2 anni
del mio percorso fitness a leggere riviste, bodybuilding.com, articoli, video su YouTube, però di tutta gente che era veramente grossa, tipo Jay Cutler o Jeremy Buendia, o comunque questi Mister Olympia che ovviamente stanno prendendo altre sostanze che io non prendo e che non voglio mai prendere. E quindi per 2 anni facevo i loro allenamenti, distruggevo il gruppo muscolare in monofrequenza ogni settimana, e comunque nonostante tutto ciò non avevo i risultati che avevano loro. Quello mi ha fatto veramente riflettere. Allora, questo praticamente 1 anno e mezzo fa, forse 2 anni fa, ho deciso di immergermi nella ricerca scientifica, quindi ho iniziato a leggere articoli da PhD, quindi dottorati all'università, che però facevano delle competizioni di natural bodybuilding, tra questi Eric Helms, Brad Schoenfield, Alan Aragon, eccetera eccetera. Poi ovviamente ho sempre seguito dall'inizio Omar Yusuf. Omar ha sempre messo fuori contenuto con della ricerca scientifica, ottimo contenuto, quindi ho deciso praticamente di prendere tutto quello che avevo letto in precedenza, buttarlo fuori dalla finestra e iniziare veramente a capire come funziona se volevo ottenere i risultati. E secondo me questo mi ha veramente rivoluzionato tutto. Tutti gli articoli che faccio vedere nei miei video li prendo da PubMed.com, che è praticamente il database centrale di medicina in inglese. È praticamente, se tu fai una ricerca, uno studio all'università oppure in un laboratorio, deve essere reviewed, deve essere approvata e poi verrà messa appunto in questo database, quindi quella è la mia fonte principale. Rocco Legend, cosa ne pensi dell'allenamento a corpo libero? Porti un video per fare un full body a corpo libero. Allora, io non sono esperto dell'allenamento a corpo libero, sicuramente ho iniziato come introduzione, invece di passare direttamente alla palestra, se vuoi quei 2-3 mesi in cui piano piano inizi a capire che cos'è faticare, che stimolo senti con i muscoli, allora consiglio di fare corpo libero, flessioni, trazioni alla sbarra, addominali in casa, pesetti, eccetera, eccetera. Però non sono assolutamente esperto in questo, non sono nemmeno tanto bravo a fare le cose a corpo libero, quindi non so se riesco a risponderti. Alessandro Dolce, se in un allenamento devo eseguire 2 o più esercizi multiarticolari, è meglio eseguirne prima uno e poi finire l'allenamento di tutto il muscolo, o per prima cosa eseguire tutti gli esercizi multiarticolari e poi passare a quelli di isolamento? Ottima domanda, esattamente come hai detto te nel punto 2, quindi meglio eseguire tutti gli esercizi multiarticolari e poi passare a quelli di isolamento. Questo perché all'inizio di ogni sessione sei più fresco muscolarmente e quindi vuoi fare i movimenti che reclutano più fibre muscolari possibili e in cui puoi aumentare più carico possibile. Questi sono i movimenti composti, quindi decisamente, ad esempio, se è la tua giornata di, non so, stai facendo petto, spalle e bicipiti, ti consiglio ad esempio di iniziare con la panca piano, la panca inclinata, comunque movimenti composti per il petto, primo, secondo movimento composto per il petto, poi primo, secondo movimento composto per le spalle e poi primo, secondo movimento composto per le braccia, per poi passare all'isolamento petto, spalle e braccia. Quindi non, in realtà l'ordine, se fai ad esempio, se alterni i movimenti composti di 2 gruppi muscolari, va benissimo, l'importante è che metti tutti gli esercizi composti all'inizio del tuo workout, quindi una buona mezz'oretta, 40 minuti e poi gli ultimi 20 minuti fa gli esercizi di isolamento. Detto questo ragazzi, questa era l'ultima domanda, io voglio ringraziarvi a tutti, buttateci un like se vi è piaciuto questo video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale che mi aiutate a crescere. Ragazzi, voglio ringraziarvi ancora una volta, se volete far crescere il canale, ma non lo so, ditelo a vostra madre, vostra sorella, fatelo vedere a degli amici, magari gli piace, posso dargli degli spunti utili. Detto questo, vi ringrazio tantissimo. Stay on the lookout, fra poco faccio uscire anche il Q&A personale che so che tanti di voi lo state aspettando, e poi dalla settimana prossima inizia il Barcellona Prep, che vado a Barcellona tra 2 settimane, non vedo l'ora, vi farò vedere tutto, potrei provare a fare daily vlogs, vediamo come va. Detto questo, vi voglio ringraziare ancora, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!